Con Magila Spettacoli presenta Dimmi la tua interviste con i personaggi e gli artisti del momento ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30 in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok. Conduce Bendy DJ. oggi diciamo siamo un attimino in sospanso perché quando si fa consulenza anche questo discorso è molto molto importante io eh, parto oggi con questo programma serale scusate la mia entusiasmo ma abbiamo fretta di iniziare e soprattutto fretta di che il tempo mi come dire tiranno no quindi ci sta veramente veramente tanto tanto eh, le bisse oggi abbiamo un ospite ma tanto troverete il video montato in diretta sulla pagina Radio OK, quindi salutiamo il nostro amico Bepperia che lo vediamo subito, eccolo Beppe. Buonasera Bepperia un leccese, un leccese, un grande un grande conoscitore della musica. Lo vedete così da, piccolino lo... perché lui purtroppo cosa fa? Trasmette dal cellulare, cioè ci si sta seguendo dal cellulare, quindi la novità di questo programma, di questo yard che ieri ho parlato con la mia intervista radio Portaleccia è proprio il discorso che si può andare ovunque da qualsiasi dispositivo si può fare la diretta e si può tranquillamente fare le um, dirette live E oggi, veramente è stata una giornata molto molto faticosa. Perché veramente si sta facendo veramente tanto, e, e io intanto mi condivido il video perché il video lo devo far girare perché questo di Bepperia è una novità. E Bepperia un grande conoscitore, come dicevo poco anzi. Della musica, un grande E eh, io, innanzitutto, ti introduco la parola e cedo subito il palcoscenico radiofonico all'amico Beppe. Lia. Buonasera, Beppe. Chi è Beppe? Ciao, Lia? Davide. Ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Buonasera, buonasera. Io eh, vado col cellulare per un motivo molto semplice perché. Da poco mi sono trasferito in una casa nuova e c'è ancora tutto nel caos. Per cui il computer è ancora da montare, diciamo. Però fortunatamente fare eh, questo diciamo, ci permette questa diretta. Un poco di beppeglia la sua carriera? Bah, eh, non, non diciamo la parola carriera, perché poi alla fine eh, la musica io credo che sia. Fondamentalmente, una passione per tutti quanti, e poi trasformarla in carriera. Questo è un altro discorso. Ma la musica è come un amore, come un amante, come una donna che si, che si ama giorno per giorno e se, che ti accompagna per tutta la vita. Io ho cominciato negli anni '70 come cantautore, perché insomma era il periodo dei cantautori, per cui eh, mi ci sono messo anch'io. Ho partecipato con eh, tantissimi amici che nella scena leccese in quel periodo, e Salentina chiaramente, erano, eh, erano in voga, eh, giravano per i festival, giravano per, eh, per gli scantinati perché si faceva musica negli scantinati, addirittura per le parrocchie perché persino le parrocchie ti chiamavano in quel periodo. Eh, per cui eh, devo dire che, che vengo da lontano poi spero di andare lontano questo speriamo, lo speriamo tutti da questo punto di vista eh, io nato come cantautore ho cominciato a suonare eh, il primo concerto nel liceo classico Valmieri nel 75 per cui insomma tantissimi tantissimi anni fa poi con tanti amici ho affrontato e ho calcato tanti palchi eh, tra cui eh, insomma persino il palatrussardi, insomma, eh, ho fatto tante cose. Però, insomma, con gli anni ho cambiato il mio modo di suonare, il mio modo di vedere la vita, che poi è tutto legato a questo alla fine. No? Dipende da quello che da come vedi la vita, e allora eh, suoni anche in un modo differente. Io eh, spero che eh, tutti quelli che si avvicinano alla musica. Si avvicinano a 360 gradi, che è la cosa più importante, che non si fossilizzino su un genere. Io personalmente ne ho attraversati tantissimi. Eh, ho cominciato da cantautore, ho fatto rock, ho fatto jazz eh, e alla fine sono approdato su una spiaggia eh, solitaria, come diceva Battiato, eh, che è una spiaggia che unisce eh, la musica caraibica e la musica eh, salentina in particolare la musica cubana infatti faccio adesso un son cubano salentino però ho cominciato come cantautore come cantautore ho vinto con la rca italiana un concorso nel 76 mi sembra nel 77 si chiamava 100 città che era un concorso che permetteva a tutti gli autori e chiaramente ai cantanti di ehm, calcare i palchi della nostra italia e, e cimentarsi in questo cimento, scusate il doppione, e, e venire fuori. E poi con gli anni chiaramente eh, cambiano i gusti, cambia il modo di, di vivere e ho cambiato la mia musica, ho attraversato una fase rock eh, con tantissimi amici, ho attraversato anche una fase con, eh, con Amando il jazz alla follia. Eh, e adesso mi diverto, mi diverto perché questo è un, devo dire, non un progetto, ma è un modo di vivere, quello che in questo momento intraprendo, che eh, mi fa star bene perché eh, siamo innanzitutto un gruppo di amici, una band di amici, per cui eh, la cosa più bella è suonare le tue cose con i tuoi amici, condividere le tue cose e far sì... Che siano di tutti, poi, alla fine, che è la cosa più importante, in modo che ognuno di quelli che suona con te possa metterci un pezzo della loro vita che è fondamentale. Sì, è, parliamo un quel... attimo un pochettino, scusami, interrompo, eh, sì, Beppe, questa, questa grande, diciamo, questo ritmo contaminato, no? quindi ritmo contaminato. Sì, sì. Eh, bello perché comunque si inizia a suonare un pochettino un ritmo più caliente, un ritmo più sudamericano, un ritmo venezuelano, un ritmo spagnolo quindi si inizia a contaminare anche con queste onde la musica che un tempo era proprio quella, la musica d'autore certo. metterò metterò possibilmente un video anche in fase di, mon di montaggio video alla fine troverete il video di Beppe Lia, dove Anima Luna eh, il gruppo dove lui eh, diciamo, è uno dei tanti fondatori. Eh, Calipso Calipso. Sappiamo benissimo chi l'ha scritta, sappiamo benissimo il grande, quello lascio dire lui che è stato non perché non lo so. Perché mi piacerebbe che Beppe dicesse che ha scritto innanzitutto Calipso. Eh, ma Beh. poi il ritmo, il ritmo, scusami Beppe. Il ritmo bello, il ritmo proprio quello delle onde tranquille, delle, della melodia e dell'armonia che ti porta veramente a dire ok questa è una musica che a me piace. Beh, il calipso, ma il son, eh, diciamo tutto quello che viene dal, dal Sud America, ma in particolare per quello che mi riguarda da Cuba, perché poi alla fine eh, Animalune non è altro che un matrimonio fra uh, salentini e cubani. Eh, noi abbiamo ehm, alle Congas il grandissimo Ramon Perez che è, oltre a essere il primo ballerino del balletto cubano per cui è uno che quando si muove fa paura, è un grandissimo conghiero e tra l'altro è anche un rappettaro di quelli pazzeschi. Al contrabbasso abbiamo Vladimir Martinez che venne moltissimi anni fa in Italia con il gruppo dei Santiago Havana e, e, ed ha una voce spettacolare anche lui. Per cui abbiamo montato su questa base cubana eh, di eh, percussioni e contrabbasso abbiamo montato queste canzoni che sono un mix fra musica d'autore ehm, un po' di jazz, un po' di rock eh, per cui al, noi abbiamo al tres al tres cubano, il tres è una chitarrina eh, di eh, tre corde raddoppiate, eh, una chitarrina che emette questo suono particolare che sentite nei eh, nelle canzoni cubane eh, abbiamo ehm, Ronny Leva che è un amico leccese che è veramente il poeta del tres più cubano lui dei cubani praticamente e poi alla chitarra abbiamo invece eh, Mino Toriano che viene dagli anni 70 come anche lui che suonava nei grandissimi nella Meladoro prima e nei grandissimi Bandai che è un gruppo che negli anni Ottanta fece veramente ballare Mezza Italia. Eh, diciamo che eh, tutto quello che si fa nella musica lo si fa se c'è un senso dietro e il senso dietro è semplicemente avere, avere una filosofia di vita, avere un sogno, avere un pensiero, questa è la cosa più importante. Io non amo eh, tutti quelli che... Eh, fanno la bella canzone e eh, fine a se stessa. Eh, un anno fa ho fatto un corso al DAMS, ho tenuto un corso di scrittura di musica e parole creative per insegnare ai ragazzi eh, a scrivere canzoni. Eh, però la co prima cosa che tento di far capire sempre è che non è importante se suoni davanti a 10.000 persone, a 100.000 persone o a 10 persone. È importante... Che tu ci sei e sei sempre lo stesso e soprattutto che non lo fai per avere un successo, ma lo fai perché è la tua vita e questa è la cosa più importante. Lo fai perché la e tua vita. una domanda fa... ci dà a fagiolo, come dicono Rob Beppe. Sappiamo che io, come ho detto anche ieri, mi piace, mi piace ricercare la storia della radio, no? La storia certo. eh, della radio, quella, quella vera, quella che si faceva con. Con l'acqua fredda, acqua calda, tu che sei del settore sai benissimo cosa intendo dire, ma voglio far capire anche agli spettatori che ci stanno seguendo: la radio acqua calda, acqua fredda era, come ho detto anche ieri in intervista, è quella dove uno girava la manovella di sinistra e alzava, e girava quella di destra e cambiava stazione. Prima Lecce, tu, lo, tu, sei, più, tu sei un veterano anche de, di questo settore e è intenzione mia, lo sto ribadendo più di una volta ma ci dovrò riuscire vorrei, anche grazie all'apporto di alcuni testimonial tra cui tu, ma ci saranno tanti altri, scrivere una, 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 voltare di nuovo pagina, voglio dire creare proprio un libro dove si racconta che cos'è stata la radio, perché attualmente non c'è nessuno e scusami che butto questa frecciatina ma è una frecciatina con critica costruttiva ha messo la faccia per dire sì è vero a Lecce prima c'erano numerose radio sì Ebbene. è vero c'erano ma nessuno si è presa la briga di ricercare e di, di iniziare un percorso di dialogo per arrivare a quell'obiettivo che io personalmente ci tengo particolarmente perché io come ho detto ieri Beppe non conosco quel tipo di radio io entro in radio con una nuova tecnologia con la tecnologia del web però il problema, tu lo sai meglio di me, quando si entra in questo settore ci si ammala. Si certo. diventano un tipo dipendenti, ma quasi. Gravemente anche, gravemente. Perché la musica allieva le ferite, no? Come dice, allieva le ferite, ma la radio informa. I telegiornali radiofonici li fanno un'in mezz'ora, è vero. Tutti quanti dicono, no vabbè, ma il telegiornale lo fanno tre volte al giorno, ok? In televisione. Eh, ma in radio lo fanno ogni mezz'ora perché lo dice il palinzesto dice il clock della radio, e poi ho certo. tracciato questa parentesi perché, comunque, prima la miglior musica d'autore hai detto poco anzi. Tutti i numerosi gruppi, no? Tra cui t e eh, Pink Floyd, ma ce ne saranno tanti anche nel panorama pop che hanno tracciato la musica italiana all'interno certo. di quella radio. Io ti faccio questa domanda: ma hai notato qualche differenza tra la radio che facevi tu con la chitarra e il radio? Perché tu lo sapevi di me, Beppe. Prima il divertimento, la discoteca la facevi tu, la facevamo, certo. la, facevamo, la facevamo tu, ma la facevano un po' tutti in quelle che erano le radio, certo. facevano tutti, tutti quanti la musica della discoteca. Era la radio, il punto di prova era la radio. Adesso invece cos'è andare lì, andare, ma non perché voglio buttare, anche loro hanno diritto, però è un, cambiata la tecnologia, si viveva anche allora un, un po', un po l'epoca un po' più scansonata, diciamo, e quindi c'è stato un processo di evoluzione. Adesso cedo a te il microfono e ti dico, e ti rifaccio una domanda, perché è una domanda ad hoc, perché poi arriveremo alle altre. Il, hanno notato il cambiamento di quando tu stavi in radio prima e adesso? Beh, eh, c'è un cambiamento gigantesco chiaramente ehm, prima era eh, tra l'altro veramente pura passione adesso poi è anche diventato un mestiere ma non è solo questo ehm, io tra l'altro poi ti darò l'indirizzo di un carissimo amico che si chiama Maurizio Meo che è stato il fondatore di una no, radio, radio Radio Lecce Giovane eh, diciamo, eh, nella mia vita sono entrate due radio: Radio Lecce Giovane e Radio Nice, con cui eh. veramente facevamo i jingle con la chitarra, eh? con Chigi Forchetti, con Robby Romani, con, con, eh, con Rubi Fontana, con un po' tutti, diciamo. Eh, per cui eh. So... Eh. purtroppo non si può ricordare, credimi? credimi Beppe, e parlare di radio molto spesso mi appassiona perché tu hai davanti una persona che sa. Però non sa tutto, perché il, il bello dell'aria è proprio quello. E infatti e è considerata beh. la regina delle comunicazioni, la mamma del, dei mass media la radio. È certo, certo. Il processo di evoluzione, l'hai notato, è al mondo attuale. Ma il processo è stato, eh, diciamo, eh, velocissimo, perché eh, io a oggi, devo dire la verità, non entro in una radio, perché poi alla fine eh, tutte le dirette si fanno anche... Tramite computer computer, eh, ma non solo da, da, dalla, dalla domanda che devo fare prima, eh. per cui io non entro in una radio da un bel po', devo dire però eh, devo dire che il processo di evoluzione è stato fondamentale nel momento in cui si è capito che si poteva utilizzare la radio all'inizio per far. Questo ha, ha sviluppato il tutto per far la pubblicità alle eh, ditte locali. che Questo, questo è stato veramente il boom da questo punto di vista perché la radio facendo questo rendendo questo servizio alle aziende alle ditte locali che non erano praticamente non avevano nessun tipo di pubblicità tranne quella sui giornali locali qui eh, diciamo nel salento la gazzetta poi nell'82 il quotidiano chiaramente per cui le radio hanno piano piano si sono sviluppate anche grazie a questo perché eh, chiaramente è importante poi che la radio abbia un introito perché altrimenti è un problema grave da questo punto di vista. Eh, credo che adesso si siano sviluppate anche chiaramente digitalizzando tutto, e eh, 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 poi vedo purtroppo da tante parti, eh, in tante radio che utilizzano, eh, diciamo, delle scalette eh, del eh, delle sessioni di canzoni che sono alla fine sempre quelle, per cui deduco che comprano da qualcuno, diciamo, queste sessioni e le, mandano, e le mandano in radio, e questa, insomma, è una cosa un po' che a me non convince, a me non piace. No, no, su questo ti dico una cosa perché ti... grazie che mi è, mi è suscitato questa domanda. Proprio ieri è uscito un, um, un articolo di consulenza radiofonica, un grande portale che trasmette online, ma soprattutto crea proprio delle rubriche. Le radio sono, attualmente sono, come devo dire, eh, hanno la scelta per chi gli, gli è stata dettata. Cioè, eh, uno si sceglie, si sceglie la musica e loro tramite Digital Store, automaticamente, hanno... Prima invece era la casa discografica che andava a certo. offrire. Certo. Adesso cosa fanno? Il processo è inverso. Cioè, adesso i Digital Store pianificano ciò che dovrebbe andare in radio. Come fanno? Se io mettiamo il caso, ho un amico che ha questa canzone. Loro vedono tutto il processo di sviluppo da quando nasce la canzone fino a quando non viene messa sul digital store, anche lo stesso Facebook, anche lo stesso, lo stesso Messenger. Una volta che tu crei la storia, in automatico loro vedono e sanno quanti quante, diciamo streaming hai realizzato. Perché? Perché sostanzialmente quando tu metti un video su Facebook, questo non l'ho detto ieri all'intervista e grazie Beppe perché mi hai, mi hai ricordato di dire questa cosa, quando tu metti un video sopra Facebook, anche un semplice video di canzone, tu stai agevolando, non dico il 100%, perché comunque ben si sa che quando si canalizza una, un, un audio, una canzone, eh, ci sono vari canali di comunicazione, tra cui rientra anche questo della visualizzazione online la visualizzazione online è proprio, dipende proprio da questo da quanti streaming tu realizzi perché sostanzialmente quando tu metti in, su Facebook stai realizzando un video in podcast non più on, on demand on demand significa che quando tu fai la diretta va in diretta automatica quindi on certo. demand certo. invece mettendo un video sulla storia lo metti in podcast quindi cioè, vedono anche quante visualizzazioni un gruppo su YouTube, un, un, come dire, un, un, grande, un grande cantatore riesce ad arrivare dove deve arrivare. È normale che le spinte, le sponsorizzazioni ci sono sempre. Cioè, quello no, è, la, è la madre, diciamo, della, del, del comunicare. Un'altra domanda Beppe e ti dico, come la vedi oggi la musica? Male. <ride> Male, molto male, perché mh, questo a prescindere da quello dal periodo difficile che stiamo vivendo. Eh, perché mh, devo dire, poi, da un anno a questa parte, eh, le cose chiaramente sono peggiorate, sono peggiorate per tutto il settore della cultura italiana, che tra l'altro non è assolutamente considerato da, eh, purtroppo da, da chi ci governa. E, mh, la vedo male perché eh, penso che le grosse compagnie, le famose RCA, le EMI, ormai sono, um, sono distrutte perché con, con, uh, con la musica, con i dischi, i dischi non si vendono. Ehm, quello che si faceva poteva essere diciamo, lo streaming, eh, scusami, il download sui, sulle varie piattaforme, ma adesso non va neppure il download, va lo streaming. Per cui anche lì eh, la, diciamo, i soldi per la musica si vanno sempre più assottigliando e eh, a fronte invece, se tu vai su YouTube c'è un'offerta eh, un di musica grandissima chiaramente, a fronte invece di una grande offerta. Eh, io ti dico una cosa, molti anni fa, eh, negli anni 70, tutti noi dicevamo che l'immaginazione doveva essere al potere e volevamo che la cultura fosse... Eh, libera, accessibile a tutti, gratuita per tutti. Io mi ricordo nell'Antoniano un concerto di Gaslini, di Giorgio Gaslini, del famoso pianista jazz che fu contestato perché si pagava un, un biglietto pesante ai tempi. Non mi ricordo se fosse il 78 o il 79, forse adesso non ricordo, però fu veramente contestato. Però adesso siamo in un momento in cui veramente la musica è libera e, e cui tutti possono fare accesso. Però purtroppo proprio per questo la musica non ha i fondi, o quantomeno eh, fa fatica a reperirli per continuare, per eh, eh, vivere, per campare. Perché poi alla fine ti dico: le grosse major stanno sparendo, si sono fossilizzate solo su alcuni nomi. E, eh, e poi se accendi la televisione, vedi solamente i cariatidi, eh, perché chiaramente la televisione. A, a contratti, a amicizie, a manager che diciamo spingono, spingono eh, solamente alcune, alcune persone. Eh, però io credo che eh, di buono c'è una cosa che è fondamentale: che eh, per fare un disco prima, tantissimi anni fa, si faceva una fatica enorme e soprattutto bisognava scontrarsi con le case discografiche. Adesso un disco lo puoi fare da casa. Chiaramente, avendo i programmi, avendo un po' di eh, strumentazione, però è eh, molto più accessibile a tutti coloro che vogliono cominciare a fare questo, questo lavoro. Questa veramente, in questo tutto. momento, in questo momento, Beppe, e torniamo e tocchiamo. Stiamo quasi arrivando alla conclusione dell'intervista. Adesso tocchiamo un tasto, quello dell'attualità, dell quello della musica attuale. In questo momento. Come, come vedi questo modo di fare la musica non in sé per sé la musica com'è, ma come vedi la musica il, il modo in cui si fa musica innanzitutto con questo digital con questo era 5.0 siamo già arrivati in sesta in, siamo in 6.0 vorrei capire vorrei capire da un artista come te di un certo calibro eh, in che modo si può cambiare alcune cose che attualmente sono abituali e soprattutto il modo di fare musica? Dobbiamo promuovere i nuovi talenti? Allora, ehm, i nuovi talenti vanno promossi, questo insomma. Io sono il primo che lo dico e ti dico. Eh, io l'anno scorso ho fatto questa. Eh, ho insegnato eh, proprio per tentare di far capire ai ragazzi. Eh, che devono andare avanti e soprattutto che devono sognare perché le persone hanno bisogno di sognare perché l'uomo non è niente senza i sogni. Eh, I talenti vanno promossi, il problema è, tro è difficile trovarli. Adesso c'è un rigurgito di trap. Di questa musica trap che io sinceramente a me non piace, devo dire. Ecco. Eh, non discuto il rap, il rap a me eh, piace, tra l'altro, nei miei dischi spesso e volentieri il mio cubano Ramon Rappa in, eh, in spagnolo, eh, per cui mi piace anche questo mix però la musica trap non mi piace sia per quello che propugna sia per quello che è perché poi alla fine queste voci eh, camuffate dall'autotune sono una cosa orrenda almeno a mio modello però uh, modesto... Peppe lo sai benissimo che la società cambia in virtù alle conoscenze quindi alle conoscenze al no no ti faccio il concetto ti faccio finisco il concetto e ti dico il, il, la società è cambiata grazie all'utilizzo dei social, ma soprattutto, soprattutto, come dicevo ieri, purtroppo si è sempre influenzati perché c'è sempre quella influenza mediatica che, fa fa che la psiche umana deve percorrere. Perché è del, proprio il DNA genetico della psiche che dice, ok, la mente umana ragiona come ragiona la massa. Però se uno si informa e inizia a ricercare il vero trap, il vero trap, come il meglio rappa, come dice Spagnolo, non è più il rap di Giovanotti. Cioè, il rap vero io da 37 anni, di 37 anni dico, il vero rap secondo me, quello che ha fatto, poi ha dato il lancio, ha dato il via al vero rap e tocchiamo un altro tasto che è proprio Lorenzo Giovanotti. Cioè, io non vedo nessun altro che può arrivare a quel tipo di musica. È normale: i giovani sono seguiti da questi autotune, da, questi, da queste situazioni. Sono d'accordissimo, però ricordiamoci sempre una cosa: il trap, sappiamo, in, in, in America cosa ha prodotto perché. Il trap californiano, il trap city come viene chiamato da alcuni studiosi ha fatto il danno, eh? ha creato il danno. E si è visto lo so, lo so. Qualche, qualche, so. qualche, qualche anno fa, cos'è successo con Sfere e basta? Cioè, il cantante deve trasmettere l'emozione. Cioè, io vedendo Albano, e tocchiamo un altro un'altra targhetta, mi emoziono vedere un Gianni Morandi sentire. Lucio Dalla al CD con la sua musica canzone ti fa ti fa vedere ti fa inculcare che cos'è l'Italia. Cioè è vero, può essere ridicolo, può essere noioso dire a un ragazzo di 11 anni devi sentire Albano. Sono d'accordissimo. Però devi iniziare a capire cos'è la musica prima. Una volta che oh, capisci la... cos'è la musica puoi dire io voglio voglio diventare musicista, ma se non conosci le basi elementari della oh, musica, bravo, bravo. Beh, è? tu non puoi non puoi dire io mi capisco di musica. Allora, eh, Davide, il trap e il rap hanno distrutto la musica perché i ragazzi prendono basi, comprano basi online già confezionate e ci rappano sopra. Cioè, il problema è che la musica tu la devi conoscere per poterla fare. Eh, cioè così eh, farla così è un modo assurdo cioè ci sono questa generazione una generazione che la musica non la conoscerà mai saranno abituati a rappare su basi preconfezionate e eh, si perde tutto un mondo un mondo enorme che è cultura che è la musica questa è una generazione che veramente alla musica non sta dando nulla ma veramente niente il problema è che purtroppo la, le, queste nuove generazioni portano soldi e chi ha sdoganato tutto questo? Scusami Davide, ma è la SIAE con la ehm, con e Company, che è un'emanazione della SIAE, che ha sdoganato questa musica al concerto del primo maggio due anni fa. Punto. Questo è diciamo quello che la realtà. Eh, D'altronde la SIAE che è in perdita, cosa deve fare? deve solamente tentare di far vendere i dischi e chi ricompra i dischi i ragazzini e questa generazione che è un casino io io il beppe mio sulla SIAE non metto bocca perché comunque la SIAE è, è un è un ente è un ente che deve tutelarci ci deve tutelare deve vendere ma nello stesso tempo deve anche tutelare però io non voglio parlare di questo poi mm. avremo un altro non è così semplice come sembra, eh? Sì, lo so. Ecco perché ci sarebbe tanto di parlare, Scusi, però non voglio metterci in bocca perché non, non, non voglio, va bene. Non voglio perché ovviamente ci Io vorrei tanto intervistare qualcuno di loro, però vedremo. Io il problema uno. Il problema è uno. Io voglio semplicemente capire adesso da te l'avvento dei social perché ci arriviamo veramente alla conclusione. L'avvento dei social. Questo grande questa, grande, questa grande invenzione del social manager. Io ecco la domanda che ci siamo detti anche ieri. Sta provocando non tanto Facebook quanto tanti altri social che non voglio nemmeno nominare perché per me sono inutili, però alcuni può essere utile. Stanno provocando tante e tante morti, morti e morti, cioè ragazzi di 11 anni è iniziata una campagna io la porterò fino alla fine e fai bene perché è inammissibile che si muo muoiano ragazzi adolescenti Guarda, basta andare a vedere sulle battute di Anza di oggi addirittura a Palermo uno gli sticava al suicidio cioè ma siamo arrivati al paradosso cioè non e allora, allora e sempre dal livello artistico parlo ma poi io analizzo anche un altro aspetto tecnico e poi ti cedo il microfono non posso più accendere la tv e non sentire e un ragazzo lancia la sfida cioè, ma qua, qua non bisogna lanciare la sfida per chi muore prima ragazzi qua bisogna lanciare la sfida a chi sopravvive cioè ragazzi dobbiamo sopravvivere che già ci stanno veramente purtroppo non per colpa di nessuno ma purtroppo dobbiamo stare segregati a casa con le restrizioni del caso allora quando si ha un pochettino più di libertà ma divertitevi Divertitevi, non iniziate a fare sfide per chi si uccide prima, ma la psichiomana la volete cambiare o no? Io questo è che dico a Beppe, perché venite, mi, 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 cioè, tutti quanti, l'ho detto e lo continuo a ripetere, la scuola, la scuola, la scuola, no, non è la scuola, non è la scuola. La scuola è un incubatore, come lo stesso Beppe quando insegna ai suoi allievi, perché è uno che fa anche corsi, secondo me, perché ha, ha il suo talento. È come, si, come si suona la chitarra cioè, allora uno ti insegna a vivere la scuola ti dà come dire un valore aggiunto a ciò che la famiglia ti ha insegnato la famiglia ti ha insegnato a vivere ad essere educato ad essere un ragazzo per bene io lo ripeto e scusatemi che lo continuo a dire, ma purtroppo lo devo dire eh, io lo dico se il bambino usa il cellulare lo usa, ma anche mio figlio lo usa. Allora iniziamo a dare dei tempi. Iniziamo a dare dei tempi anche alla tecnologia, perché già noi grandi lavoriamo tanto perché dobbiamo lavorare con i computer, ma i bambini bisogna farli lavorare. Io lavoro anche con i social, Beppe, però mi manca il contatto fisico. Lo dico, beh, lo ma è quella a tutti, no, 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 ma lo dico proprio a me, mi snerva mettermi e, e fare. E fare le, delle videoconferenze, dare consulenza per chi deve iniziare a usare i social, in questi programmi come questo di attuale, perché, Beppe, parliamoci chiaro, purtroppo è quello che è, diciamo, è stata una, sfortuna, una fortuna nella sfortuna, però il contatto fisico, il contatto umano è importante, e certo. nessuno deve, deve, deve proprio toccare, però purtroppo per cause esterne siamo, siamo, siamo dovuti ricorrere alla tecnologia. Da te, come vedi tutta questa situazione dall'avvito dei social, questo social che sta creando tante e tante situazioni spiacevoli? Il social è una piazza, è una grande piazza. E purtroppo eh, in ogni piazza, anche eh, diciamo non virtuale, ma vera, fisica, eh, ci sono situazioni piacevoli e situazioni spiacevoli. È normale che i ragazzi che non hanno esperienza eh, vogliono magari farsi notare. Possono cadere in situazioni spiacevoli. Eh, però devo dire che tutto questo che sta succedendo ultimamente è veramente un orrore. Cioè andare a far gare a chi si butta sotto le auto è veramente una cosa che io non. Chi si butta non... dal terzo piano, perché oggi quello di, chi si, di si butta al terzo è... piano certo, certo. È, scherzo, certo. Stiamo, stiamo è una cosa che non avrei mai voluto sentire, chiaramente, come tutti noi. Insomma, però purtroppo è un problema serio che esiste e che credo dovrà essere attenzionato uh, ai massimi livelli da chi di dovere perché eh, insomma qua rischiamo che mh, con, una, con delle stupidaggini possano veramente morire dei ragazzi e, mh, e penso che sia una cosa veramente gravissima, veramente gra gravissima. Io credo che addirittura si dovrebbero chiudere questi social che istigano e che o, tramite eh, chiaramente persone che eh, magari non si con... non riescono neppure a capire chi sono poi tra l'altro eh, insomma è una situazione veramente grave a, a guida poi dalla scusa? ho detto il rischio della rete è proprio quello perché tu non sai quello. di dietro chi ti, chi ti è davanti, non lo sai non lo sai chi è davanti cioè, tieni, scusami, presente ti diamo, che poi, mori, tieni presente che poi un ragazzo in un momento di questo genere in cui siamo tutti chiusi che ha tantissime difficoltà e si, e si dà anima e corpo a queste persone che invece hanno veramente degli intenti or, orrendi, spaventosi. E questo è veramente un gravissimo pericolo. Io mh, nella mia vita e nelle mie canzoni propugno e, e faccio passare una filosofia che è quella di star bene, è la filosofia del dolce far niente. Noi abbiamo fatto pure un seminario all'università per insegnare ai ragazzi a d'oziare, perché tanto a, a, a studiare insegnano i professori. Eh, noi speriamo e io spero in particolare che ci sia veramente un cambiamento di quella che si chiama oggi umanità, ma che forse alla fine umanità non è, e che si arrivi veramente, che si arrivi veramente a qualcosa che eh, possa avere l'individuo al centro di tutto, che è la cosa principale, perché eh, non, 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 serve, non serve altro. Ormai si fa tutto per il denaro, si fa tutto veramente per tentare di fregare il prossimo, invece bisogna ritornare al pensiero di mettere in primis noi stessi, la persona che è fondamentale. Io guarda, sono onorato di averti intervistato perché hai lanciato delle, dei concetti, hai dettato dei concetti veramente importanti anche se molto molto striminziti ma ti dico scherzo scherzando abbiamo eh. superato la mezz'ora eh? il sì, tempo per... è questo <ride> cioè, la... abbiamo superato la mezz'ora e come vedi sì, le domande sì, sono, sì. si sono fatte da sé io sono veramente orgoglioso di aver conosciuto Pepperia tramite un'amica in comune e la ringraziamo cioè. l'amica Lidia Caputo un bacione Lidia eh, io quello che voglio, voglio è comunque, se hai una copia del CD, dammela. capita, me la vedi come puoi fare. Ci vediamo, ci prendiamo un caffè con le descrizioni. Ti, darò, guarda, ti manderò. Ehm, io ho fatto quattro CD, però uno in particolare raccoglie un po' tutti ed è praticamente un CD alle, che fu allegato a Qui Salento. Eh, con um, un libretto che racconta la storia della musica a legge dagli anni 70 in poi. Per cui wow, te lo... fantastico. Va bene? fantastico. no Questo qua, questo, questo ci tengo particolarmente. Eh. con e piacere ci vediamo, ci vediamo un secondo, vediamo la prossima settimana, ci becchiamo un attimo. Con ehm, piacere, guarda Davide, vediamo, io spero. Prendiamo un caffè e ne dialoghiamo di persona. Eh, sarà una settimana burrascosa quella perché sono pieno di impegni. Eh, ci prendiamo questo caffè, ne, fa, ne facciamo come dire, no? Memoria di ciò che abbiamo detto oggi per poi trasmetterlo anche ai, agli altri. Quindi, se è, conosci persone che vogliono dire la loro, perché il programma è proprio, dimmi la tua, certo? Per certo. Noi, perché veramente abbiamo numerosi talenti. A me certo. ricordo sempre una frase che un, il Monsignore me l'ha detta di Otranto qualche anno fa. E mi ha detto davide ognuno di noi ha il proprio talento lo devi saper prendere allora queste domande cioè questo, questa affermazione mi, ha, um, mi fa riflettere perché veramente dico ci sono tanti talenti che sono chiusi a casa no allora ogni persona ha il proprio talento cioè monsignor monsignor uh, greco il negro l'ha detto ha detto ognuno di noi ha il talento l'importante è che tu capisca dove ce l'ha poche parole Beppe è un grande musicista io sono ma si notano col tempo cioè <ride> quindi tu conosci una persona se una persona che come me che appena vedi una persona sa che persona è già capisce ha talento però veramente sono veramente cose molto importanti Strecciatine, cose che veramente concetti che dobbiamo trasmettere Beppe perché sono veramente importanti ciò che abbiamo detto non, non c'è Dobbiamo, dobbiamo essere un po' un attimo anche noi influenti, di cose buone. Mi fa piacere, certo. ho detto al, al Domenico La Forge che ho intervistato l'altra sera. Eh, L'ho visto, l'hai visto. L'hai visto. È vero. Si, anche l'università sta cercando di diventare una università più evoluta di come l'aveva lasciata la Foggia. Infatti. Eh, mi, mi suscitavano che si è proprio creata una facoltà per lo sport, non più scienze motorie, ma diritto allo sport, quindi con tutte le norme, dove il responsabile è lui, il dottor Luigi Medica, mm. ma, ma anche ma anche il. Um, come devo dirti, anche il um, una facoltà importante, che è quella delle comunicazioni, con la specialistica di influencer, cioè si arriva a prendere scienze della comunicazione quindi comunque devi avere le basi per la comunicazione comunque e poi ti scegli un ramo dove andare a studiare e metterti su un settore perché è pieno se ognuno di noi dovesse fare l'influencer beppe state tranquillo che qua erano più erano più gli influencer cacca ca, ca prodotti parlavoci chiaro perché veramente, quindi cioè, eh, io vi saluto ringrazio l'amico beppe eh. Eh, prossimamente vedrete anche caricato sulla pagina facebook il video montato io saluto Beppe, rimando mando un grosso bocca al lupo Beppe, mo che, mo che chiudiamo ti chiamo va eh, bene, grazie a te Beppe. a tutti ciao Beppe mio ciao, ci aggiorniamo eh, ciao a tutti, ci vediamo martedì con un nuovo appuntamento con una, con una donna che scrive libri quindi l'ennesima donna che scrive libri dopo Lidia Caputo c'è anche lei Va bene, arrivederci. Ciao a tutti da Radio OK, da DJ ore 20 20:20, 20 e 20, giochiamoci questo numero. No, no, non lo voglio più giocare il 2020, io, ciao a tutti. No, no ma <ride>